Con noi il mister Fanello, tecnico della Sanità Calcio, presidente del Forza Città di Maeda, è per Soverato 1 e per tutti gli sportivi che ci seguono. Allora, Danilo, dopo un buon inizio, un buon gol, a me pare ogni volta che vengo a vedere l'assemblea fuori casa come posso dire, una cosa che si ripete. Segna prima, fa tanta azione da gol, le sbaglia e poi alla fine becca il pareggio. Cioè, è come l'ho visto diverse volte, non voglio dire che la verità, però credo che non si possa imputare nulla perché la squadra ha giocato bene. Tu dici sfortuna o fortuna è un concetto errato, però c'è da dire che almeno dopo il gol di vantaggio avevano sbagliato due o tre palle gol e andava a chiudere la partita, ecco. Eh sì, purtroppo la disamina che hai fatto è giusta, ma come dicevamo prima ai tuoi colleghi, è inutile stare lì a recriminare, ormai è andata, bisogna fare un mea culpa per l'occasione che non siamo stati bravi a capitalizzare, però bisogna essere più bravi, più cinici e soprattutto più determinati. Anche in altri casi, voglio dire, il Sapese, anche partita in cui vinceva, non ricordo, sempre ha Il secondo sbagliato, ecco. tempo, soprattutto il secondo tempo, credo che almeno una delle occasioni create Senti, dobbiamo metterla volevo chiederti, siccome ecco, adesso la lotta per il primo posto diventa un po' dura, però diciamo che adesso ci sono due partite che sembrerebbero adatte per fare prendere la squadra, io, nel caso contro Palmese e Soriano, che potrebbero essere magari una spunta di lancio per un eventuale rimonto, diciamo, alla posizione di vita. Tu sei d'accordo che queste partite Ma io saranno credo che si semplici, ecco? deciderà tutto all'ultima giornata, come è giusto che sia. Poi se andiamo a pensare che adesso abbiamo queste due partite casalinghe, sia tutto scontato, tutto facile, commetteremmo il più grosso degli errori. Ma questo sicuramente non succederà perché sarò il primo io a rimarcare questa situazione, ma poi abbiamo in rosa giocatori esperti che sanno che le partite quando iniziano sullo 0-0. Soprattutto per questo problema che ci sta un pochettino perseguitando, pensiamo prima a non prendere gol e soprattutto a farlo. Comunque anche squadre come Vigor, Scalea e Palmese sembra in difficoltà, hanno partite anche loro. Non ce ne Cioè, sono squadre in difficoltà, non ce ne sono. Le 8 squadre che si sono iscritte a questo mini torneo, Francesco, ripetiamo sempre la stessa cosa, si sono iscritte con l'obiettivo di andare in Serie D. Chi in maniera più ufficiale e dichiarata, come magari può essere il Sambiase, e chi magari anche nascondendosi, ma no, in realtà l'obiettivo di tutte e 8 le squadre è quello di andare in Serie D. Giuseppe Saladino. Allora Giuseppe, una gran partita del Sale che all'inizio un po' aveva steccato i primi 2 minuti, cioè un gol preso a freddo, credo, avrebbe messo male la partita, però voi siete stati bravi a capire il momento in cui poi ripartire e farli pericolosi. Poi alla fine, nel primo tempo, il pareggio, e poi un secondo tempo dove insomma il Sanfese ha cercato di vincere la partita, ma voi siete stati bravi anche a farli pericolosi in contropiede, con Russo anche, che è riuscito anche, se non ha segnato, a fare una gran partita anche della lettera guardia del Sambiase, insomma, perché giustamente Russo sappiamo che è un grande giocatore che può spostare tutto, ecco, ti ricordi? Abbiamo saputo reagire al gol iniziale che ci ha sorpreso. Siamo stati bravi a fare una discreta reazione. Sì, secondo me noi abbiamo fatto una delle migliori partite oggi. Anche non vincendo, secondo me, noi abbiamo fatto una grande partita con una grande squadra. Sono contento perché è uscito anche fuori il carattere dei ragazzi, il saper soffrire, noi ora andiamo avanti, quello che viene è tutto guadagnato. Senti, non state tutto se siete riusciti a rimanere primi e domenica andate a Reggio Calabria contro Reggio Emilia, una squadra che oggi ha perso la Scalea, ma devo dire che anche le squadre che sono sotto non mollano, e secondo sarà anche una partita che credo che il Sersale non sarà da meno. In settimana, io ti avevo detto che le classifiche non devono ingannare. Tutti quanti si stanno preparando per la prima partita dei playoff. Domenica andiamo a Reggio, incontreremo una signora squadra. Cercheremo di fare sempre il nostro.